Buonasera amici di Teleschianto, oggi andiamo a presentarvi un progetto particolare, innovativo, la mia prima 10 km, un progetto che avrà la sua naturale conclusione il giorno 7 aprile nell'ambito delle manifestazioni sportive, tra cui anche la Half Marathon, che si terranno a Mondolfo in occasione della spaghettata. Qui con noi Davide, buonasera. Buonasera a tutti. E Massimiliano, buonasera. Buonasera Teleschianto. Un progetto particolare, particolare sotto molti punti di vista, ma a noi piace sottolinearne uno che potremmo riassumere con queste parole. Non è importante essere grandi o piccoli, avere un'attività grande o piccola. L'importante è credere nelle proprie idee, nei propri progetti, portandoli avanti con costanza, con passione e vederli alla fine realizzati. È così, Davide? Giustissimo, noi abbiamo sempre creduto in quello che facciamo nello sport, anche nel nostro piccolo, come una piccola attività, e pian piano, passo dopo passo, come tante aziende, come ad esempio New Balance, ha creduto in noi per questo evento e le nostre iniziative, noi abbiamo creduto in Onfalos con la terza Onfalos Half Marathon il 7 aprile a Mondolfo, e con già un buon successo dell'anno scorso con più di 3.000 partecipanti all'evento, e quest'anno ho il piacere di annunciarvi che siamo ufficialmente New Balance. Cosa vuol dire? Siamo nel calendario insieme a New York, insieme a Londra e tante altre gare importanti, e questo per una piccola realtà come la nostra ci fa tanto piacere. Una cosa, vorresti presentare un attimo il progetto in dei primi 10 km? Certamente, allora questo è un progetto partito ben 3 anni fa, quasi per scherzo prendiamo tante persone, chi ha voglia di venire con noi, di seguirci in modo totalmente gratuito, le portiamo a correre, semplicemente da zero. Ogni sabato ci vediamo, ci alleniamo insieme, nasce un bel gruppo e si finalizzerà tutto il 7 aprile con la 12 km, quindi la prima 10 km che faremo, e un bel evento, una bella organizzazione e tanto divertimento. Come dicevamo, l'importante è avere idee, progetti e portarli avanti con costanza, e questa è la dimostrazione reale di che questa cosa può succedere. Esattamente. E non ce l'aspettavamo, abbiamo lavorato tanto per avere questo obiettivo e ci siamo riusciti. Quindi venite a trovarci, sosteneteci il 7 aprile. E un'altra novità di quest'anno sarà che l'atleta, il secondo classificato italiano a maratona di New York 2017, Doriano Bussolotto, correrà con noi. Quindi se volete correre insieme a un atleta professionista è l'occasione, venite pure. Quindi grandi nomi nella mattinata di domenica 7 aprile. Ora Massimiliano, Onfalos, un volto conosciuto per gli amici di Teleschianto, Onfalos, sempre in prima linea, oserei dire. Grazie, troppo buono. Questa collaborazione in realtà nasce da rapporti di amicizia personale. Devi sapere che 40 anni fa qui dietro c'era un campo da calcio e noi ci siamo conosciuti lì con questa famiglia che gestisce, come si diceva prima, una delle attività storiche della cittadina di Marotta, che nel tempo ha saputo però reinventarsi e dimostrando che, come si diceva prima, con la passione e con le idee giuste si può tenere testa alla grande distribuzione. Così, quando noi, che siamo abbastanza esperti nell'organizzazione di eventi, manifestazioni, abbiamo pensato a questa corsa podistica, non potevamo che rivolgerci ai tecnici e agli appassionati che fanno capo a questa attività. Abbiamo costruito questo evento, ogni anno lo stiamo arricchendo di nuovi contenuti. Quest'anno solo questa, la scelta di un nome come New Balance, che è tra i numeri uno nel mondo del podismo, parla da sola. Speriamo di avere lo stesso successo di partecipazione, speriamo di avere l'opportunità, come Onfalos, di parlare di autismo alla popolazione. E crediamo di aver fatto anche un bel servizio, un bel lavoro per la comunità di Marotta e Mondolfo. Quindi una bella
collaborazione nata alcuni anni fa tra Onfalos e Caraffa Sport. Salutiamo i nostri amici. Grazie, arrivederci a tutti. Ciao a tutti, ci vediamo il 7. E come ricordato Davide, appuntamento 7 aprile nella mattinata a Mondolfo per le manifestazioni sportive. Tutti a Mondolfo, 7 aprile, spaghettata.